Procuratore, buonasera. Ritorno a Vibo per presentare il libro, ovviamente, ma c'è tanta gente che attende, impaziente di sentire le sue parole per fare un punto, diciamo, sulla situazione, legata a questa lotta ormai, quotidiana, perenne contro 'ndrangheta. Ma io non so cosa dirò, in genere non preparo mai nulla, dico quello che mi viene in mente nel momento in cui mi fanno le domande o fanno le cose. Cioè, la situazione è che noi, per quanto riguarda questo territorio, ritengo abbiamo dato risposte anche importanti, abbiamo curato anche nel dettaglio, in modo approfondito, il contrasto all'andrangheta del territorio di Vibo. La fortuna è che, oltre ad esserci investigatori di primo piano, c'è anche questa grande sinergia con la Procura di Vibo, col collega Falvo, e quindi questo è un valore aggiunto per ottenere risultati significativi per rendere più vivibile questo territorio. Riprendere quei famosi spazi rientra anche nel fatto, della cultura di Vibo Capitale Italiana del Libro. Anche questo può essere un'occasione per un rilancio, un riscatto vero. Ma è un'occasione da non sprecare, un dono importante, un'attenzione importante per questo territorio, e mi auguro che riusciamo tutti assieme a capitalizzare questo riconoscimento. Milano quanto è vicina? No, non mi pongo il problema, non è nei miei pensieri. Faccio domanda, farò domanda, però. Anche a Roma? Ma dove capita? Ma perché non li fate ad altri magistrati queste domande? Li fate sempre a me? Cioè, ma il problema è Gratteri in Gliel'ha fatta Italia, anche no? Lilli Gruber, insomma, ormai. Cosa vuol dire? Ma dico, il problema è Gratteri, vi preoccupate tanto, non mi volete qui a lavorare per la Calabria, che dite? Ma noi già altre volte abbiamo scritto libri per ragazzi, per giovani, e noi vogliamo che non si disperda la memoria, noi vogliamo che grandi uomini che, facendo il loro lavoro, sono morti, quindi sono grande esempio di coerenza, perché più di donare la vita, cos'altro può fare un uomo dell'istituzione, dello Stato? E quindi vogliamo, con un linguaggio semplice, con un linguaggio che possa attirare i giovani, costringerli a ragionare, costringerli a pensare.